Vediamo, vediamo. Questo è di Shine. Che sapore! Quando ritornerete a scuola, basta che lo porti, lo metti nel bagaglio in tasca, lo porti in bagno, quando ti serve il sapone, è solo per sentire il sapone. Cosa vogliamo aprire? Decidi tu. Ok. Ma perché hai quelli di questi? Li ho comprati. Ah, perché non mi piacciono le stelle. Eh sì. Sei riuscito? 5 minuti per aprire il buco. Bravo! Questo si rimane qui. Rimane lì. Uno di quelli mi vuole vedere. Ti aiuto? No! Almeno non così. Buongiorno ragazze, bentornate. Allora, come vedete, mi sono già lavata, mi sono lavata il viso, adesso mi sto truccando. Ho detto vabbè, iniziamo a filmare adesso, tanto comunque avrei dovuto iniziare. E niente, sto provando, sabato ho comprato questa base che della Essence. Sarebbe un primer tint, una crema colorata, insomma. Adesso vorrei provare a vedere cosa succede. Solo che non so se sia un primer o quindi se devo applicare anche il fondotinta di sopra, ma comunque vedo che sia abbastanza, non è coprente, non è alta coprenza, però diciamo che per stare in casa non è male, ecco. Quindi sto provando questo prodotto che ho comprato. Devo anche sbrigarmi perché sono già le 12. Alessa ha già finito con le video lezioni. E ho messo su pasta e cavolfiore. Visto che il cavolfiore era gigante, era proprio enorme, che abbiamo comprato l'altro giorno. Una parte l'ho fatta per fare la pasta e l'altra parte l'ho bollita per stasera, insalata, insomma, così mi trovo già il contorno bello fatto per stasera, perché pomeriggio dovrò andare dall'estetista a farmi questi benedetti peli, perché io odio i peli sulle braccia, poi sono stati chiusi e tutto, io non me li so fare, quindi lo so che inverno uno ha i maglioni, ma a me mi dà fastidio comunque solo a guardarmi, non mi ci vedo. E niente, comunque non mi sembra tanto malvagia questa base, ma comunque ci vado a fare una passatina del mio fondo. Diciamo che questa base, penso che sia abbastanza, essendo molto molto leggera, io poi peso la 010, la 10 light beige, io poi avendo la pelle molto chiara, non chissà che difetti, brufoletti e quant'altro, perché fortunatamente questa fase di sfoghi cutanei, diciamo, l'ho un po' passata, per fortuna, perché fase adolescenziale non sono stata abbastanza fortunata, però comunque qualcuno mi viene anche a me ogni tanto, però niente di esagerato. Però avendo la pelle molto chiara, devo per forza mettere una base abbastanza importante, quindi deve essere sistemata. In questi giorni ho fatto un sacco di ordini online, perché nel video di ieri vi raccontavo appunto di
del fatto che Noemi non so cosa regalare a Noemi quest'anno, lei non sa proprio che cosa vuole, e quindi insomma, parlando così ho capito cosa le piace, cosa non le piace, cosa va, e poi e così ho fatto un po' di ordini. Ora speriamo che arrivino prima di Natale, perché sennò rimango fregata. Anche perché a campagna sinceramente non c'era granché, anzi sinceramente non c'era praticamente nulla che si potesse avvicinare ai gusti dei miei figli. Mi aspettavo di meglio, devo anche dire che è anche un'età diversa, tipo con Risto basta comprargli un gioco, è contento, comunque è molto più semplice un bambino piccolo, invece le bambine ormai sono grandi, ho 10 anni, non cercano i giochi. Lei addirittura voleva le maschere per il viso, però anche lì non sono molto favorevole alle maschere per il viso da questa età, ecco. Quindi comunque sono riuscita a comprargli delle cose molto molto carine. Adesso speriamo che arrivino, ovviamente non ve le farò vedere. Aspetto un bel po' di pacchetti. Sto giocando con Alessa? Però, l'altro, ora meno di ora. Sarebbe avvicinarsi, vanno di ora. Sì. E dobbiamo combattere. Sì. Quindi, andrò a utilizzare la Naked. Questa è la mia prima Naked che adoro assolutamente. Molto neutri, colori assolutamente neutri. Tra l'altro il mio preferito è finito quasi. C'è proprio, insomma, gli sgoccioli. E niente. Ci teniamo un po' di compagnia oggi. Ho fatto due lavatrici. Ho fatto tutti i servizi che dovevo fare e niente, adesso ho già apparecchiato anche la tavola e oggi sono pimpante, diciamo tra virgolette pimpante, sono bella attiva, ecco, e quindi ho fatto molte cose stamattina. Il tempo poi è bellissimo, quindi ho tanta voglia di uscire, quindi speriamo che non prenda la piega sbagliata la giornata. Niente, adesso dopo questa vado a mi sistemo un po' qui tutti i miei trucchi e vado a continuare le mie cosine di là. E niente, ci vediamo dopo. Ultimamente ci dimentichiamo di attaccare l'ovatta, vero? La barba a Babbo Natale. Adesso ho messo qua lo scotch, mettila, dai. Il 13 e il 14. Io voglio mettere qui. Sì, qui. Tutte e due, ne dobbiamo mettere due. Io voglio mettere. Ok, e un altro di... Bravissimo, guarda io... Christian, ormai è quasi piena. Guardate, qui, manca qui, davvero qui. Poco, eh. Ma perché anche... Domani ma... questa, amore. Guarda, guarda tu. E domani questo? Domani questo. L'altro giorno ho comprato questa tovaglia natalizia, veramente ne cercavo una per la sala, insomma per Natale, la vigilia, una un po' più sul bianco,
con dei disegnini, magari delle stelline un po' più delicate, però ho trovato solo questa che mi piaceva e la utilizziamo qui in cucina, è molto carina. Ragazzi, volevo parlarvi di una cosa, cioè ogni anno, diciamo non ogni anno, però un anno sì, un anno no, ho sempre fatto fare quel video messaggio di Babbo Natale lungo di 6, 7, 8 minuti, bellissimo, veramente bellissimo, che, dove uno può mandare la foto, le foto, e loro creano questo bellissimo video natalizio da regalare, insomma, perché a bambini è veramente bellissimo, si può anche scegliere una letterina. Io l'ho sempre fatto gli altri anni, quest'anno fortunatamente ho avuto modo di collaborare e sto parlando di Elfi Santa, dopo vi metterò tutto sotto nell'info box. E potete creare un bellissimo video messaggio da parte di Babbo Natale ai vostri bambini, con le raccomandazioni anche da fare ai bambini. Sicuramente sapete di cosa sto parlando. Intanto io adesso vi farò vedere giusto un pezzettino di video per farvi capire di cosa sto parlando. Christian, Alessia, Noemi, ci siamo riuniti per parlare di voi. Non siamo sicuri se meritate i regali oppure no. Questo qui è una bellissima idea per fare, per l'attesa del Natale. Arriva nel giro di 2 giorni, costa veramente pochissimo, costa mi sembra 14,90 €. Se andate anche nel profilo di Instagram trovate anche delle offerte, degli sconti, quindi andate a vedere e fatelo perché è veramente bellissimo. Christian l'altro giorno l'ha visto ed è rimasto veramente felicissimo di questo messaggio. Allora ragazze, sono le 6:15, siamo andate a fare questa commissione, Ceretta. Niente, poi sono andata un attimo al Conad, ho preso giusto qualcosina così, gli affettati che servivano, verdure. Allora ho preso il maxi rotolone che avevo terminato in offerta con chi aveva la carta, la carta insieme del Conad. C'erano i pandori sia paluani che balocco in offerta a 1,95 €, quindi prezzo ultra conveniente. Ho preso alcune cose di plastica, anche se io sto evitando veramente di comprarla perché vorrei farne a meno, però in offerta c'erano i bicchieri rossi, lo so, quest'anno non è... devo entrare nell'ottica di non festeggiare in chissà che modo, però di sicurezza li ho presi e ho preso i bicchieri a 59 centesimi e poi i piatti, comunque serviranno sempre anche in futuro, a 1,29 € i piatti. Poi ho preso un po' di affettati perché era un po' che non li compravo e quindi i bambini me l'hanno chiesto, sia per fare rustici, insomma dei panini così, contorni veloci. Ho preso il salame, questo qua milanese, prezzi non me li ricordo, e il cotto alta qualità. Poi ho preso le patatine surgelate, queste qua da forno, ottime, le uso sia per fare la pizza e anche stasera che vogliono i Findus, i bastoncini di merluzzo con le patatine. E poi ho il cavolfiore che ho bollito oggi, lo farò stasera in insalata. Questi sempre per la pizza, perché nei prossimi giorni faremo la pizza. Un pezzo di pane, questo qui, classico casereccio. Poi ho preso un po' di questo lonzino, il lombo stagionato, ottimo, era in offerta. Poi ho preso i funghi, questi qua non mancano mai, per tantissime ricette. Poi ho preso la zucca, che non l'avevo più. Una confezione di uova, queste qui allevate a terra medie. La mozzarella, sempre per fare la pizza. E poi ultimamente mi va tanto lo speck, anziché il crudo preferisco comprare lo speck, infatti era anche in offerta, l'ho preso. Niente, queste qui erano le piccole cosine che ho preso al Conad. Adesso metto sulla cena, metto via tutte queste cosine e ci vediamo dopo.